Ben ritrovati, un nuovo appuntamento con la nostra consueta informazione sportiva. Dopo un altro weekend ricco di grandi temi, di grandi avvenimenti sportivi, in particolare la Serie A che ha regalato grandissime emozioni: con la primavera fuga della Juventus in cima alla classifica di Serie A, lo stop del Napoli contro l'Atalanta e la vittoria importante nel big match contro l'Inter della Roma in casa, appunto all'Olimpico. Tutti questi temi come sempre li tratteremo attraverso l'ausilio dei principali portali di informazione sportiva e allora ci spostiamo subito sul Corriere dello Sport.it dove appunto vengono trattati tutti questi argomenti, in particolare la fotonotizia principale dedicata a Chedira, il giocatore tedesco della Juventus, Allegri eh, ha qualcosa da ridire eh, per ciò che concerne alcuni suoi eh, atteggiamenti, vedremo naturalmente subito dopo di che cosa si tratta, ma eh, ovviamente la Juventus Continua a essere eh, sempre la principale protagonista di questo campionato, inizia a tornare ad esserlo anche la Roma di eh, Luciano Spalletti che eh, sostanzialmente in queste ultime ore è tornato a parlare dopo l'importante vittoria eh, di ieri sera appunto contro l'Inter, è tornato anche su un tema legato anche alla Juventus e alle parole di Maurizio Sarri, allenatore del Napoli che aveva fatto capire come la Juventus giochi di fatto un campionato a parte Spalletti dice Sari sulla Juventus è sveglissimo ha il suo fine puntini sospensivi come vedremo subito eh, dopo sarà un chiaro richiamo a quanto eh, sostanzialmente si gioca anche sul filo di lana, sulle emozioni anche eh, sulle responsabilità da portare avanti eh, in, questi, eh, in questo campionato per i tre top club che un po' da tutti per giocarsi il vertice la juventus eh, continua a essere eh, naturalmente la capolista, possiamo anche vederlo attraverso questo box laterale, una eh, lettura molto facile della classifica perché dopo il KO del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta, appunto Napoli resta fermo a 14 punti, seconda forza dietro la Juventus 18, quindi più 4, fuga più 4 per i bianconeri di Allegri, al terzo posto un lungo gruppone guidato dalla Roma 13 punti come la Lazio, il Chievo e il Milan che ha vinto in rimonta contro il Sassuolo dopo essere stato sotto per 3 a 1, 4 a 3. Pirotecnica vittoria da parte dei rossoneri che hanno potuto in qualche modo regalare anche una gioia al presidente Berlusconi per l'ottantesimo compleanno che è caduto proprio in questi giorni. Dopo il gruppetto a 13 punti c'è anche eh, il sorprendente duopolio Genoa. Torino in compagnia dell'Inter caduta proprio a causa della Roma, un eh, Gena, un Torino che sta andando decisamente bene, mentre invece eh, vanno un po' così così le cose in casa eh, Palermo e Pescara che sono terzultime al, a, a sei punti e poi eh, hanno soltanto due lunghezze in più rispetto all'Empoli, penultimo con quattro. Chiude il Crotone a un punto soltanto in classifica. Giornata chiaramente come abbiamo eh, detto si eh, contraddistingue dalla ennesima vittoria della Juventus in trasferta al Castellani di Empoli mentre eh, in Napoli appunto cade un po' a sorpresa dopo il grande exploit anche in Champions contro il Benfica una partita sottotono per Amsic e compagni proprio il capitano dei eh, giocatori napoletani striglia i suoi quanti errori con eh, l'Atalanta mentre già si guarda il turno eh, della eh, Serie A che verrà l'ottavo turno non nel prossimo weekend perché ci sarà la sosta per le nazionali ma appunto nel weekend tra il 15 e il 16 di ottobre quindi a Metà del mese, uno snodo già fondamentale perché mentre la Juventus ospiterà alle 20.45 di sabato, 15 ottobre, l'Udinese, eh, appunto nella stessa giornata, ma alle ore 15, arriverà il big match, uno tra i più attesi della stagione Napoli-Roma, che si giocherà in un orario un po' inconsueto per le varie vicissitudini, oltre che legate alla, alle coppe europee, anche per l'ordine pubblico. Una partita sempre sul filo del rasoio delle tensioni Napoli-Roma che valgono già un pezzetto quantomeno di secondo posto eh, una giornata di serie A contadistinta da questa partita ma anche altre eh, partite chiave come ad esempio Intercagliari alle ore 15 di domenica ma anche 20 e 45 di domenica, chievo milan una partita che sorprendentemente vale anche la zona altissima della classifica con il Chievo che è terzo a 13 eh, punti, tematiche importanti quindi di questa giornata di Serie A con ad esempio eh, la eh, doppietta di eh, Higuaín la rete di Diballa che hanno eh, portato una vittoria su On di Tango per quanto riguarda la Juventus ma anche un Edin Geco la Roma che ha eh, praticamente dato il via libera in alla vittoria dei Capitolini contro l'Inter, una grande prestazione che viene poi ripresa anche dalla Gazzetta dello Sport, una Gazzetta dello Sport che si sofferma sulle parole di eh, Spalletti su Sarri, uomo sveglio e intelligente, vedremo naturalmente dopo di che cosa si tratta, eh, qui siamo anche su tutto Sport che ricalca anche le parole, però, che eh, ha avuto in queste ore in modo di esternare Beppe Marotta, uomo chiave della dirigenza juventina, è, eh, è tornato anche sul tema Brozovic. Un tema caldo, visto che se ne parla tanto in queste ore eh, in relazione anche alle punizioni che vengono eh, generate in casa. Inter Marotta ha detto: Brozovic è dell'Inter, se lo possono tenere stretto, è un momento importante per la Juventus che eh, ha trovato anche la continuità di realizzazioni da parte sia di Guain che di, eh, di Bala, ma anche un pianic che sta sfornando assist a ripetizione dopo un inizio un po' in sordina, ed è una Juventus 2.0, non soltanto Dybala e Higuain, ma appunto un po' tutto il gruppo che gira, a parte le vicissitudini di Dybala, di, di cui vedremo subito dopo. Ma dall'altra parte di Torino c'è anche chi gioisce in modo davvero incredibile e esorbitante perché il Torino di Mihailovic dopo aver battuto Settimana precedente la Roma di Luciano Spalletti ha fatto altrettanto con la Fiorentina di Paolo Sousa. Una prova davvero importante dal punto di vista sia tecnico che tattico. dei granata, un grande Torino come viene. Ricalcato un po' da tutti i eh, giornali, in particolare, Naturalmente Tutto Sport. Un sinistra Milavice che si è goduto eh, un club granata un 11 granata in gran spolvero. Ne hanno parlato un po' eh, tutti, con pagelle molto alte, ad esempio Belotti viene definito eroico. Come vedremo eh, subito dopo. Ovviamente anche altre notizie a corollario, come eh, le parole di Ranieri su Tot sull'ambiente romano sempre molto difficile da gestire. Eh, L'intervista, le parole del postpartita di De Burre, che ha eh, chiarito come. Eh, siano stati errori stupidi quelli che hanno eh, poi determinato la sconfitta della sua Inter, una partita davvero pirotecnica ricca di occasioni da eh, gol, arrivano anche i primi esoneri come ad esempio eh, quello che ha portato Cavasin su sulla panchina del eh, Leyton Loyal, ma anche quello di Di Matteo. Eh, Sull'Aston Villa, e soneri eh, che sono arrivati, anche come vedremo subito eh, dopo, anche in eh, Italia. Naturalmente. Eh, la principale eh, tematica di questa giornata è eh, quella eh, legata alla vittoria importante della Roma in casa eh, Inter, in casa appunto contro l'Inter 2 1. La reti sono state eh, realizzate da Geco, che l'ha sbloccata dopo 5 minuti dall'avvio, poi Banega nella ripresa ha portato al pari dopo una serie infinita di palle gol da una parte e dall'altra. Nel finale decide Manolas con un colpo di testa sul calcio piazzato di. Florenzi, davvero una partita pirotecnica come eh, appunto viene narrata anche dal Corriere eh, dello Sport. Una partita nella quale eh, la copertina la prende Edin Geco, una eh, rete eh, molto bella, quasi di tacco su assist di eh, Perez, una serie di giocate eh, preziose contro un inter di De che è vero ha creato tante occasioni, ma ne ha sprecate altrettante eh, con una fase difensiva. Davvero da rivedere, un gran primo tempo. Naturalmente noi torneremo a parlare di questa partita subito dopo. Però per il momento ci prendiamo un breve attimo di pausa. E naturalmente nella seconda parte tutti gli approfondimenti su questa e su tutte le altre partite di una giornata di Serie A davvero ricca di spunti. A tra poco!